Posso farti una domanda? Hai amato veramente papà? C'era una volta il West di Sergio Leone e una ferrovia in costruzione, e oggi invece l'ultima fermata di Giambattista Santi, e che invece parla della soppressione di una linea ferroviaria nel nostro meridione. I treni ricorrono spesso nella sua vita privata e professionale, non solo come metafora, vero? No, perché anche papà si occupava dei treni a Tunisi, e io prendevo tutte le mattine il treno da Tunisi per arrivare a Cartagine, a scuola. Ultimamente lei si sta prestando molta attenzione ai lavori dei nuovi cineasti e ai lavori di autori indipendenti. Ci parla del suo ruolo in Ultima fermata? Ma è un piccolo ruolo. Però mi è piaciuto, anche perché, incredibile, il mio terzo nome è Rosa. E poi mi è piaciuto molto il copione. Veniamo invece all'Emilia Romagna. Noi siamo molto orgogliosi ovviamente delle nostre tradizioni cinematografiche, dei nostri registi e cineasti. Lei ha collaborato con due dei più grandi, che sono Federico Fellini in 8 e mezzo e Valeria Zolini in Ragazza con la valigia. Ci piacerebbe poter ascoltare un suo breve ricordo di queste esperienze e le diversità tra questi due personaggi così importanti. Ecco, Valerio, ho cominciato quando ero giovanissima con e devo dire, io lo adoravo, e la cosa che mi ha fatto veramente molto male è che un giorno mi ha invitato a casa, la casa era tutta vuota, mi ha detto ti voglio bene, ti voglio bene, poi un giorno dopo si è suicidato, mi voleva salutare prima di partire, la cosa mi ha fatto veramente bene. Poi il film senza copione, tutto improvvisato, io facevo il Gattopardo e 8 e mezzo insieme. Con Visconti era tutta una cosa molto preparata, seria. Federico non c'era copione, lui si metteva al posto di Marcello, gli faceva le domande e poi Marcello mi vedeva. E poi tutti gli altri ci stavano intorno, noi erano soltanto contati. Si parla di una sua partecipazione a Bologna in un film, se non faccio pure lo conferma. Lo dicevo da copione. Quindi lo conferma? Sì, adesso ho dato un copione che però leggerà. Quando pensate di iniziare? Deve ancora decidere oppure? Devo leggere. In Emilia Romagna siamo da poco partiti con un nuovo fondo a sostegno delle produzioni che gireranno sul territorio. Come vede il futuro del cinema in Italia? Martin Scorsese, tutti mi hanno detto che loro si sono ispirati al cinema italiano, perché hanno avuto la fortuna di avere sempre detto che non fanno nel mondo il cinema italiano. E adesso speriamo che ci siano più finanziamenti per i giovani. Ed è per questo che sta lavorando con autori indipendenti? Assolutamente, ultimamente ho lavorato con tanti registi e filmati. Grazie di essere stata con noi. Grazie, sempre. Ciao. Thank you.
Bene, se vi volete accomodare, stiamo per iniziare. A questo tavolo meraviglioso dove abbiamo la signora Claudia Cardinale, che ci presenterà questa sera al film. Abbiamo la dottoressa Simona Lembi, presidentessa del Consiglio Comunale di Bologna. Emanuela! La regista Assanti, per questo film, che dopo ci racconterà un po' il film, Francesco Agliotti, che è per cui io adesso darei la linea a città, ma va bene, non è il mio fare queste cose, la signora Lembi che ci parla un attimo. Bene, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Beh, intanto desidero fare una cosa che so vogliamo dire tutti quanti questa sera e desidero quindi dire a Claudia Cardinale benvenuta a Bologna. Lo dico a lei, lo dico al produttore di questo film, lo dico a Giambattista Assanti, è la sua prima opera, è la sua opera prima, è regista di questo film e dico subito che volentieri do il benvenuto a loro questa serata, diranno loro direttamente del film, noi ancora non l'abbiamo visto, è difficile entrare nel merito, ma proverò solo con un paio di domande a chiedere loro di presentare il film, di raccontarne le motivazioni. Vorrei però partire con una domanda a Claudia Cardinale, perché le parole che lei ha riservato per Bologna sono sempre state molto affettuose. Lo ha motivato un grande affetto per questa città, intanto perché è una della parte della sua vita più delicata e anche più dolorosa. Il racconto di questa gravidanza nascosta l'ha consegnata, la sua versione, al grandissimo Enzo Biagi ormai molti anni fa. E poi perché la Cineteca di Bologna, saluto il suo direttore Gianluca Farinelli, pochi anni fa, esattamente nel 2010, ha restaurato il Gattopardo e restituito all'Italia, ma a tutto il mondo, uno dei film più grandi del cinema, anche alle nuove generazioni. E quindi, per iniziare questo racconto, le chiedo com'è il suo arrivo a Bologna, ma le chiedo anche complessivamente com'è il suo arrivo in Italia. Lei che ormai è residente in Francia, da sempre residente in Francia, ha presentato questo film a porta qualche giorno fa, lo presenterà in molte altre città, ma la prima tappa è Bologna. Le chiedo com'è il suo arrivo in questo paese e come l'ha visto, come lo vede e come vede la nostra città. Io adoro questa città, anche perché la città di Valerio Zollini, e io ho fatto quando ero una ragazzina proprio, La ragazza con la valigia con Jacques Perrin, e poi mi piace tantissimo. E poi, vabbè, qui si mangia pure bene. Comunque non sono molto, in questo film io ho un piccolo ruolo, però mi è piaciuta moltissimo la sceneggiatura che tu mi hai mandato, e devo dire accettato subito, stranamente perché nel film mi chiamo Rosa, e il mio terzo nome è Rosa, neanche a farlo apposta. Poi l'ho accettato perché papà lavorava alla compagnia dei treni proprio a Tunisi, perciò è stato molto emozionante per me ricordare mio papà durante questo film. La seconda domanda che pongo è
invece più specifica del film, Claudia Cardinale è già entrata nel merito di questo racconto e la pongo sia al produttore che al regista. Intanto una cosa, per me è un onore immenso dare il benvenuto a Claudia Cardinale, anche perché lei è una donna, è stato raccontato più di 150 film al suo attivo, ma che ha prevalentemente 154, ma che ha prevalentemente avuto ruoli, interpretato ruoli di donne di grande autonomia, di grande forza. Cito ovviamente la meravigliosa Angelica del Gattopardo, la ragazza quasi muta dei Soliti Ignoti, la ragazza con la valigia, la ragazza di Bube, oggi, diceva prima Rosa. Io volevo semplicemente dire che mi è parso un gesto ammirevole, di grande generosità, quello di avere scelto un giovane cineasta e di avere scelto di interpretare una parte in un racconto particolare di questo sud, diranno meglio ovviamente il regista e il produttore. A voi chiedo com'è questo lavoro fatto insieme con Claudia Cardinale. Buonasera e grazie di essere stati così numerosi a questa prima del film. Prima di rispondere a queste domande ho il dovere di ringraziare Paolo Rossi, dov'è? Paolo. Lì. Allora, Paolo Rossi sento il dovere di ringraziarlo perché oggi il cinema italiano versa in una crisi, io credo drammatica, perché quella tipologia di pubblico che andava a cinema e che oggi va ancora a cinema a vedere dei film che sembrano film di qualità, insomma, dove hanno un impatto artistico poco commerciale, è sempre una minoranza. Diciamo che ecco perché a volte uno dice andiamo a cinema, però a volte ci sono dei tempi avari in cui trovi un film di qualità rispetto ai nostri cugini d'oltrappo, il famoso cinema francese che ci sorprende di anno in anno. Questo perché quei quattro soldi che abbiamo li spendiamo nel filone commerciale. Perché vi dico questo? Perché quando avevo pensato di scrivere questa sceneggiatura sulla linea Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio, un treno che a causa di una recessione economica oggi non c'è più, era un treno che attraversava tre regioni, Campania, Puglia, Basilicata, tre province, Avellino, Foggia e Potenza, a causa della crisi il governo della regione Campania ha tagliato quindi la funzionalità di questa tratta. Una tratta che fu fondata 120 anni fa da Francesco De Santis. Quindi dovevo costruire un segreto sentimentale, perché fortunatamente una delle piccole cose che sono riuscite nella mia vita è quella di aver incontrato 26 anni fa Sergio Leone, Ettore Scola, Agi Scarpelli, e mi iscrissi a questo corso di sceneggiatura di 3 anni. Sono stati 3 anni in cui ho capito, almeno ho creduto di aver capito, quanto fosse importante poter scrivere bene per il cinema. Non volevo fare il regista, forse ancora oggi non lo voglio fare, ma come diceva Billy Wilder, faccio il regista perché sono costretto dalla mia sceneggiatura. Temevo e temo tutt'oggi che scrivere un film e darlo in mano a un regista che non è nelle tue corde potrebbe travisare il film. E allora ho cercato di innanzitutto incontrare in primis Claudia, e dopo 4 anni ho ancora difficoltà a darle del tu. E quindi, come diceva Leone, prima di scrivere il film, ragazzi, andate a cena con gli attori, andate a capire bene le loro manie, i loro difetti e i loro pregi. E tutto questo traspare nel personaggio, perché ricordatevi che lo sceneggiatore abile, è come un sarto, deve saper confezionare un vestito sul proprio cliente. Così è nato il personaggio di Rosa. Voi, quando voi vedrete questo film, è sempre solare, non è un film drammatico, non è un film tragico, è una commedia agrodolce che però parla di aspetti drammatici della nostra vita. Mi dice Claudia, la musica è meravigliosa, ma con Paolo Iannacci, il figlio di Enzo Iannacci, è stato un rapporto bellissimo, una colonna sonora che fa parte veramente un valore aggiunto al film, oltre ai nostri attori, e quindi chiaramente, essendo una commedia agrodolce, è un film in cui, nonostante parliamo di temi drammatici come la morte di un padre o la scomparsa di un treno, quindi la desertificazione dei piccoli paesi del sud, alla fine abbiamo creduto di strappare un sorriso, perché l'ironia, come diceva il grande Sergio Leone, l'ironia deve essere sempre presente in tutti i film del cinema. E credo che quando la signora Cardinale mi ha detto sì,
Io sono convinto che, mi ha detto anche sì, perché c'è stato di noi, traspariva questo senso del cinema raccontato da Leone, dove Sergio continuava a dirmi: il senso epico di un film sta anche nel saper raccontare una storia anche in una cucina e in un salotto. Bisogna essere epici, perché la gente che va al cinema vuole sognare, altrimenti rimarrebbe a casa a vedere la televisione. Ecco perché è importante, io credo che il pubblico che continua oggi ad andare al cinema sia un pubblico talmente importante, talmente determinante, che bisogna saperlo sostenere, non bisogna mai tradirlo. E come diceva Leone, un'opera prima non va fatta a 20 anni. Io ho 53 anni, l'ho fatto 3 anni fa, a 50 anni ho fatto il mio primo film e ho saputo aspettare. Non bisogna scalpitare, bisogna trovare il momento in cui capisci che è arrivato il momento di poter osare. E io forse 20 anni fa non avrei mai saputo fare un film, non so se questo vi piace, spero di sì, ma continuo a dirvi, è un piccolo film e c'è il suo passaparola che ci onora, ci gratifica. E poi scusate, c'è un vostro concittadino, Fulvio Avati, che quando ha visto il film il 3 ottobre ci ha telefonato dal Festival di Siena e ci ha detto: miglior film e premio del pubblico. È una cosa che ci ha tanto onorato, perché... perché eravamo in gara con altrettanti 8 film italiani produttivamente anche più forti del nostro. Eravamo il piccolo film di questi 9 film e siamo usciti dalla sala con questo duplice premio. L'altra bella notizia è che il film è stato candidato ai David di Donatello il 17 febbraio, la proiezione riservata alla sala Agisanica, ma comunque sia, l'importante è partecipare. Già esserci in questo calderone è un significato che può anche suggerirci un'altra piccola formula, se me lo permettete. Coloro che vanno al cinema oggi meritano tanto sostegno e tanta ammirazione, non possiamo tradirli con un volgare film commerciale. Grazie. Allora, come avrete capito, io sono il produttore del film, no? Solitamente c'è il malato di mente in questi casi. Per me è stata un'esperienza fantastica. Oggi innanzitutto sono molto emozionato di essere qui a Bologna, perché Bologna è la città dove ho iniziato a studiare, a fare i miei studi universitari. È lontano 84 ormai. E tornarci con un film premiato da Pupi Avati, con Claudia Cardinale, con Giobattista Santi, per me è un'emozione grandissima. Sergio, sì. Poi, oltretutto, fra i protagonisti del film c'è Luca Leonello, Francesca Tasini, che è una giovane attrice debuttante emiliana, Nicola Di Pinto, che è uno degli attori di Tornatore. C'è un cast, diciamo, tutto eccezione. E io mi ricordo agli inizi, quando Giambattista raccontava il film, raccontava il soggetto e la sceneggiatura, e cercava di convincermi che questo film si doveva fare. Premetto che il film è totalmente autofinanziato, non abbiamo avuto un euro di finanziamento pubblico di nessun genere, perciò è veramente un film indipendente. Può piacere, non può piacere, però è sicuramente indipendente. Può piacere. E quando ha iniziato lui mi ha detto: sai, io voglio fare una cosa, io ho un sogno, che è quello di... ho scritto questo film per Claudia Cardinale. Io lo guardavo come un extraterrestre, direi: ma tu sei matto, mi vuoi buttare al mare, cosa puoi fare, non mi conviene... No, dice: non ti preoccupare, la convinco io, vado a Parigi, ci vado a parlare. E io dicevo: guarda, tanto secondo me neanche ti riceve. E invece, come avete visto, è nato un bellissimo rapporto fra loro. Claudia, oltre ad essere una star internazionale, è una donna stupenda, una persona molto generosa. Bisogna dire cose come sono. E poi, anche quando è iniziato a girare nel set, lo stesso Giambattista mi raccontava in alcuni momenti che è stata l'unica attrice che ha preso il copione, l'ha imparato, non ha spostato una virgola di quello che c'era nel soggetto e ha iniziato a lavorare, cosa che spesso non succede facilmente con gli altri attori. E per me poi sono nate delle coincidenze molto strane, perché Claudia, il padre era un ferroviere a Tunisi, mio padre era un ferroviere in Sicilia, lei è d'origine siciliana, io sono siciliano anch'io d'origine, e sono nate delle coincidenze, delle energie veramente stranissime. Uno dei miei registi preferiti era Pupi Avati, siamo stati premiati a Siena da Pupi Avati. Insomma, stanno succedendo delle cose molto belle, molto importanti. E di questo devo ringraziare persone come Paolo, perché
sono persone come lui che portano la gente al cinema per, veramente per la passione del cinema, per la passione dei film, no? E ce ne vorrebbero molto di più. Oggi è un momento difficile per il cinema in generale, però se ci siamo riusciti noi ad andare avanti con un film indipendente, penso che possono farne anche altri. Ci vuole un po' di coraggio, un po' di follia e magari un po' di tenacia. E poi, grazie a personaggi come Claudio Cardinale, magari i sogni, anche quelli più sperati, si possono avverare. Grazie. Io sono il secondo malato di mente e siamo subito vicino e vorrei invitare a parlare qui sul palco una mia cara amica che si chiama Laura Traversi, che è la presidentessa dell'associazione Amici di Giana, di cui faccio parte, e mi piacerebbe che voi ascoltaste le sue parole con attenzione, perché riguardano un tema molto importante. Naturalmente incarna la bellezza della mediterraneità, ma anche i valori, secondo me. I valori della mediterraneità che sono quelli della cultura, della raffinatezza, ma anche della sensibilità verso temi come la solidarietà e l'accoglienza. Accoglienza e solidarietà che riportano alla partecipazione, alla condivisione di temi sociali, quali l'inclusione e anche della diversità. Io rappresento qui l'associazione Amici di Giana, di cui Paolo Rossi è fondatore, insieme a me e altri amici che sicuramente sono in questa sala, che ne vedo uno laggiù, Gabriele, Domenichini, e noi abbiamo fondato questa associazione nel 2008 per ricordare il nostro carissimo amico Gianandrea Mutti, che era un ragazzo di una sensibilità unica e di una devozione totale verso il cinema. Noi, i suoi cari amici, ci siamo uniti per ricordarlo e ricordare anche quello che ci ha trasmesso a noi, cioè l'amore e la passione per il cinema, ma un cinema particolare. Questo amore per il cinema noi l'abbiamo ritrovato in una realtà bolognese che è la Cineteca di Bologna, e che è qui ovviamente rappresentato dal suo direttore, che immagino dopo parlerà. E la Cineteca aveva appena costituito un premio per i registi migranti. E noi ci siamo trovati a sostenere dall'anno successivo questo premio. Perché? Perché riteniamo che attraverso questo sostegno, che diversamente i registi che non hanno un sostegno perché non sono cittadini italiani, non possono esprimere la loro creatività e la loro arte. In questo modo, sostenendoli insieme appunto a Cineteca di Bologna e Archivio Memoria Migranti, riusciamo a garantire che il cinema venga arricchito da una visione nuova, non perché i nostri registi non abbiano sufficienti mezzi, ma proprio perché nella nostra società dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo vedere che la nostra Italia sta cambiando con l'apporto di questi ragazzi. Il nostro cinema ha bisogno, e la nostra società ha bisogno di questi nuovi occhi, in modo che noi riusciamo a vedere il nostro stesso territorio in modo diverso. Io mi auguro che questo premio possa avere un futuro sempre più ampio, sicuramente cambierà, perché addirittura noi nel 2008 e nel 2009 abbiamo premiato un film che si chiamava 18 Jussoli nel 2009, lo Jussoli adesso è una realtà, è un Jussoli temperato, quindi significa che mano a mano che passano gli anni questi film cambiano e la realtà cambia.
mi piacerebbe portarvi in un percorso di questi film che abbiamo premiato in questi anni. Se venite in Cineteca, quando li presentiamo potrete vederli. Ogni tanto sono dei piccoli film, ogni tanto parlano di rifiuti, nel senso di rifiuto inteso come rifiuto di percepito, altre volte parlano di violenze. E invece piano piano adesso notiamo che c'è un'apertura verso altri temi meno tristi. Io sono felicissima di potervi parlare di questo tema, sono anche molto contenta che sia un'occasione così speciale per poter divulgare a un artista così importante, che però ha origini cinesi. Io sono nata a Tunisi, perché durante la prima guerra tutti sono andati in Tunisi, anche le zarine russe erano le nostre vicine. Ma io vengo dall'isola delle femmine. Vi ringrazio, io sono proprio incantata di vederla qui con noi. Grazie. Adesso farei vedere gentilmente Gianluca Pannelli un attimo, anche solo per fare una domanda, visto che sei sicuramente l'enciclopedia vivente del cinema, presenti comunque il cinema di Bologna, sembra giusto. Io sono molto curioso di vederlo questo film, come tutti in sala, quindi credo che dobbiamo cominciarlo. Mi viene la cosa che mi incuriosisce, la prima domanda la vorrei fare al regista, cioè come è stato il primo incontro con Claudia? Tremendamente emozionante, perché voi tutti sapete che un regista deve dire motore partito, poi aspetta dal direttore della fotografia buona, e io dico avrei dovuto dire azione. Quando raggiunse lei eravamo 37 persone di truppa e calò un silenzio glaciale, ci guardavamo tutti in faccia, e per cui io dissi: che faccio? Dico motore partito oppure gli chiedo l'autografo adesso? Claudio, invece tu che cosa ti ha fatto innamorare della sceneggiatura? Leggendo la sceneggiatura, ma a me è piaciuto molto, anche perché mi piace molto il sud e la natura lì è assolutamente meravigliosa, e il fatto che c'era questo dramma del treno mi ha dato voglia di farlo. E poi, ripeto, la musica di questo film, oltre alla regia, anche la musica è strepitosa. Con Claudia Cardinale è un po' la storia del cinema italiano, e la storia del cinema italiano è anche la nostra storia, no? Io ricordo che nei momenti di pausa, quando avevamo delle difficoltà, lei ci sosteneva magari concedendo un intervallo in più alla troupe, e negli intervalli nascevano delle cose a cui, delle domande che io mi ero posto 15-20 anni fa, e per cui volevo sapere: ma quando hai girato con Alberto Sordi quel film bellissimo, bello, onesto, emigrato in Australia, ve lo ricordate? Sposerebbe con paesana in Libano. E quando tu giungesti in Australia, cosa accadde? Incredibile, mi aspettavano tutti gli italiani all'aeroporto, io non sapevo che ci fossero tanti italiani che erano rimasti là, e poi quando andavamo per strada tutta la gente ci toccava, e con Alberto non capivamo perché, tutti a toccarci. E alla fine abbiamo capito perché. Perché una ci ha detto: tocchiamo un pezzo d'Italia che non abbiamo mai conosciuto. Bene, vogliamo tutti vedere il film stasera. Desidero fare l'ultima domanda a Claudia Cardinale. Sì, perché prima è stato detto che questo è un film indipendente. E volevo sottolineare le parole con cui è stato detto che è un film indipendente, perché si è parlato di moltissimo rispetto per il pubblico in un momento di crisi del cinema.
E parto da questo perché penso che fosse naturale arrivare ad un'autrice così, ad un'attrice così grande, così autentica, l'unica vera grande diva che non ha mai ceduto a un'idea di bellezza finta e ingannevole. L'unica grandissima. Seconda, che mi ha molto incuriosito rispetto al suo lavoro e all'attenzione che ha posto anche alle sue origini. Lei ha detto in un'intervista che ha fatto questo film anche in memoria del suo papà. Ce lo vuole raccontare meglio? Eh sì, perché appunto, come ho detto prima, papà lavorava alla compagnia dei treni, solo che io ero una pazza scatenata. Nel senso che io salivo sul treno quando era già partito, mai quando era fermo. E poi papà l'ha saputo perché il controllore diceva: guarda, questa è proprio pazza. E poi io ero proprio veramente pazza. E io non parlavo con nessuno, per questo che ho questa voce. Solo che facevo a volte con tutti i maschi.